La festa della donna. Ehi, una festa inutile, ma pure la parità, ma la parità di Kenko. A stendere. Stendi bene. Cos'è che devi stendere? Che cos'è che devo stendere? La donna si deve stendere, mica io. E poi vogliono anche lavorare. A pulire devono andare, a pulire la casa, quello devono fare le donne. Sotto al letto degli angoli, bene bene. Sotto al letto. Ma se faccio le pulizie? No, ma che se scherza, come io devo fare le pulizie? Antonio, cucina! Tony, ti sento strano. Ma ti senti bene? Oh, hai sentito? Ma perché vogliamo parlare delle donne di Lisa? A me fanno ridere. Che so forte quando dicono che vogliono fare le dirigenti. Il loro posto in cucina! A pelare le patate! A pelare le patate! A pelare le patate, appunto! Perché comunque è un'attività che serve. E no, ti devo lasciare, eh? Ma perché è da fare? Eh sì, mi è venuta a prendere Vanessa. Quella è femmina. Devono capire su chi è che comanda. Ecco, se ti voglio, mi prendo a te. Sei troppo forte, Tò. Amore! Amore, bucci, bucci, buonasera! Buona festa della donna! Beh, dove andiamo stasera? Beh, veramente... Ciao, no. Vale! Ciao, tesoro! Ciao! Veramente stiamo uscendo noi, caro. Game over! Perché tu la roba non la sai ancora stendere. La roba non ti stendi in quella maniera. Tutta spiegazzata, e mo come la devi stirare? Ah, e il bagno? Come si pulisce il bagno? Come si pulisce il bagno? Con il mo? Con il mo? Con il mo? Cioè si pulisce il bagno. E le patate così si pelano? Capito? E ricordati che la donna va rispettata ogni giorno. Amore! Ciao! Amore! Ciao! La parita! Voglio la festelluomo! Ma non ci vedi? Andiamo a me! Se anche voi vi sottomettete così agli uomini, condivide!